Riprendono gli aggiornamenti e gli approfondimenti per quanto riguarda in primo piano format, come sempre in evidenza attualità, cultura e spettacolo. Ben ritrovati, parliamo ancora di artisti musicali in evidenza. Nel panorama musicale lucano non potevamo non considerare un curriculum ricchissimo, quello che appartiene al nostro gradito ospite di oggi, Valentino Bianconi Meccariello, categoria cantanti. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Grazie per essere qui e soprattutto tracceremo un bilancio, un excursus di tutte le tue esperienze finora riportate nel tuo curriculum, peraltro complimenti. Dunque, grazie, un debutto artistico a soli 6 anni, la partecipazione al noto format dello Zecchino d'Oro, sì, fortemente voluto dalla direttrice del coro antoniano Mariele Ventre con il brano Nonno Super. Nonno ricordi Super. Qualcosa di questa esperienza? Sì, 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 ricordo che ero emozionatissimo e ci furono proprio le selezioni a Potenza e mi ricordo che c'era Mariele Ventre proprio in giuria, che io vedevo sempre in televisione, e nulla, mi diedero da imparare questa canzone Nonno Super e Mariele Ventre mi ha subito scelto poi come corista, diciamo, per le selezioni regionali, e poi ci fu la serata conclusiva in Piazza Prefettura. Tutti quelli un po' più, tutti i bambini che sapevano cantare un po' di più facevano parte del coro dell'Antoniano, però a livello regionale, quindi è stata un'esperienza bellissima, la prima esperienza, sì. Per gettare basi solide poi ti sei affidato a un professionista. Hai studiato canto con il tenore lirico, il maestro Carmine Sassano. Sì, 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 sì. Poi ho iniziato a studiare canto perché i miei genitori e le mie maestre alle elementari cominciavano a vedere questa che era una mia vocazione per la musica, una musicalità costante, tant'è che quando mi regalarono da piccolo una piccola tastiera, iniziavo a strimpellare ad orecchio alcune melodie e poi non mi sono più fermato, appunto iniziando a studiare canto con il maestro Carmine Sassano, che poi istituì una scuola di musical a Potenza. Iniziai anche a non solo a studiare canto, ma anche a studiare quella che è la disciplina musical, che diciamo forma un artista, un cantante a 360 gradi, non solo per la vocalità, ma anche per come ci si deve muovere sul palco, il look, l'interpretazione, presenza scenica, quindi mi è servito molto. Circa 11 anni fa, poi uno stage canoro molto importante e formativo con il performer Lello Abate, per chi non lo sapesse, ex direttore artistico del format Amici di Maria De Filippi. Sì, 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 proprio lui con il maestro Carmine Sassano ci ha dato alcune dritte per quello che sarebbe stato il mio primo musical, che era proprio Pinocchio. Lello Abate allora era direttore artistico di Amici e lui lo fece proprio con la prima edizione di questo musical, che era Pinocchio, musical Pinocchio, lo fece proprio con i Pooh, e quindi abbiamo avuto l'onore di cantare le canzoni di Pooh e di portare questo bellissimo musical sui palchi dei teatri di Potenza. Stesso periodo, significativo anche l'apporto del performer Fabrizio Romagnoli, altro maestro importante. Sì, Fabrizio Romagnoli, io ho fatto vari stage perché sono sempre stato del parere che studiare canto non significa solo andare dal maestro e fare quei quattro vocalizzi, ma mettersi in gioco anche interfacciandosi con altri professionisti al di fuori della nostra regione. Facendo vari concorsi, vari stage, ho conosciuto Fabrizio Romagnoli, con il quale ancora sto in contatto per alcuni consigli e nulla, mi ha dato alcune dritte in alcuni stage tenuti da lui su come salire sul palco, presenza scenica, look, interpretazione, l'energia che si deve avere proprio in una scena, ad esempio una scena di un musical. Altra figura importante, Valentino, nel 2012, Ruggero Pasquarelli. Sì, sì, e in quell'anno fui ospite in un suo concerto a Potenza e quindi Ruggero Pasquarelli, che per chi non lo conoscesse è uno dei performer di Disney Channel,
e lui fece anche X Factor e mi volle all'apertura del suo piccolo concerto nella mia città. Quindi ci fu anche questo bellissimo incontro. 2012, anno prolifico, a partire da quest'anno proprio, tante esibizioni, ma soprattutto vincitore di numerosi festival canori a livello nazionale. Sì. Mi sono sempre messo in gioco. Per me crescere nella musica e crescere proprio in questa disciplina è importante, e quindi è importante mettersi in gioco, fare festival, fare concorsi, conoscere gente, sentire le critiche della giuria, che poi le giurie erano sempre diverse nei vari festival, quindi c'era il giurato che era un po' più criticone, l'altro che invece ti faceva i complimenti, però tutto faceva diciamo brodo, come si suol dire, per una crescita artistica. Quindi ho viaggiato tante volte, però nello stesso tempo ho sempre portato avanti anche i miei studi di farmacia. Quindi è stato un po' difficile portare avanti tutte e due le cose, però adesso sono sereno così, e quindi ce l'ho fatta. Nel 2013 un passaggio cruciale, vincitore del concorso Italia Music Festival con l'inserimento nel CD. Sì, Italia Music Festival fu un concorso istituito da una delle storiche opinioniste di Amici, Rita Speranza, e lo facemmo a Roma, in via Portuense, in un auditorium molto molto bello, e c'erano giurati importanti come Berlincioni, appunto Fabrizio Romagnoli, Rita Speranza, Manuel Aspidi, che è un concorrente di Amici che poi ho ritrovato ad Voice. E fu una bellissima esperienza, perché portai una canzone, I'm Your Man, di Leonard Cohen, che trasformai come fosse una canzone estrapolata da un musical. Parlaci invece dell'esperienza parallela, vorrei dire, della compagnia Musical School di Potenza. Sì, come dicevo prima, questa compagnia è stata istituita dal maestro Carmine Sassano, con tanti altri artisti di Potenza che ancora oggi si mettono in gioco nei musical potentini, e sono veramente ottimi professionisti. Facemmo Pinocchio, poi il maestro organizzò con un altro musicista, Tony D'Onofrio, che appunto andò a comporre varie musiche per altri musical. Facemmo un medley di Notre Dame, Grease, Aladdin, Hercules, Sister Act, quindi un medley di più musical che portammo in scena al Teatro Stabile di Potenza. Da qui si evince nel tuo curriculum artistico la forte passione per i musical. Ne cito tre per fare un esempio: Giulietta e Romeo, Rugantino e La Bella e la Bestia. Sì, Giulietta e Romeo e Rugantino lo feci con un'altra compagnia potentina, e l'ultimo è stato proprio La Bella e la Bestia. Lo abbiamo portato in scena per 2 anni di seguito con l'associazione Incanto, che è un'associazione istituita da alcuni performer potentini, che non solo hanno organizzato La Bella e la Bestia, ma egregiamente hanno portato in scena anche altri musical come Romeo e Giulietta e Notre Dame. Con La Bella e la Bestia ho portato in scena il ruolo di Gaston, quindi il cattivo. Mi sono divertito tantissimo, anche perché, essendo cattivo, comunque i bambini poi alla fine dello spettacolo volevano il mio abbraccio, perché l'eroe cattivo di turno, però è stato veramente molto molto divertente. Sì. Altro resoconto di un'esperienza memorabile: Roma 2018, Sanremo Café Festival, premiato dal famoso artista Amedeo Minghi. Sì, un altro festival che feci fu proprio Sanremo Music Festival, con presidente di giuria Amedeo Minghi, e fu un festival organizzato proprio dalla figlia
di Amedeo Minghi, che crede fortemente nei talenti emergenti a livello nazionale. In giuria c'era anche Paolo Audino, autore di musiche, di canzoni, di Mina come Brivido Felino. E quindi c'è stata la conoscenza di questi grandi pilastri della musica italiana, sì. Facciamo anche qualche accenno, Valentino, alla tua partecipazione al Campania Festival e l'incontro con l'artista musicale Grazia Di Michele. Il Campania Festival è uno dei festival a cui sono affezionato, perché il direttore artistico Bruno Carbone, veramente uno dei direttori più straordinari che io ho potuto conoscere, molto pragmatico, molto attento ai giovani che si vogliono affacciare alla musica, ed è riuscito in tantissimi anni, perché ci sono tantissime edizioni del Campania Festival, è riuscito a mettere insieme maestranze e giurati come Grazia Di Michele. E proprio nell'anno 2016-2015 arrivai primo in classifica appunto al Campania Festival, e c'era Grazia Di Michele che mi volle come sfidante esterno ad Amici. Poi non feci la sfida, però fu comunque una soddisfazione, sì. Complimenti per il tuo curriculum, davvero ricchissimo di fasi importanti, indimenticabili, che invitiamo i nostri amici che ci seguono a poter visionare sulla pagina Facebook in Primo Piano Format, dove è riportato anche un profilo dell'artista con tutti i riferimenti relativi ovviamente al suo ricchissimo curriculum. Non potevamo non citare l'elemento clou di tutto questo e di tutta questa evoluzione nel 2016, l'incontro fortunato con Diana Winter, la corista di Giorgia, sì, che ti preparò per i provini, niente poco di meno che di Voice of Italy, un format peraltro riuscitissimo e sì, molto seguito a livello di audience, nel team di Raffaella Carrà. Il sì, brano fu un successo di Frank Sinatra con Fly to Me. Raccontaci questa esperienza. Allora, dopo tanti festival fui ospite ad un concorso canoro a Salerno e c'era anche Diana Winter come ospite. Appena ascoltò la mia performance, che fu proprio Come Fly With Me, venne dietro il palco e mi disse: guarda, io devo farti fare le selezioni dei Voice. Peraltro anche Diana Winter fu una delle vincitrici, delle prime classificate delle prime edizioni di The Voice of Italy. E quindi ci fu subito questa chimica artistica, tant'è che mi fece fare le selezioni di The Voice. Per 3 anni non siamo riusciti ad arrivare al risultato sperato. Il quarto anno sono arrivato proprio davanti ai giudici, che furono Amy Schilla, Raffaella Carrà, Dolce Nera e Max Pezzali. Mi scelsero tutti e quattro, però la mia scelta andò direttamente a Raffaella Carrà, perché facendo musical e Raffaella Carrà essendo una performer, pensavo di poter carpire molti consigli da parte sua, sì, e così è stato. Com'è andata con Raffaella Carrà? Un aneddoto particolare? Allora, Raffaella Carrà, sappiamo tutti che è un pilastro della televisione italiana, e ci fu subito una chimica, perché per far vedere a tutti come si doveva entrare sul palco, mi prese e mi disse: guardate tutti, dovete avere le spalle larghe, dovete dare questa energia sul palco, perché altrimenti, se chiudete le spalle, questa energia che dovete avere sempre in una performance si dissipa. Poco meno di un anno fa, maggio 2020, altra visibilità importante nel noto programma Rai TV Linea Verde. Sì. Peppone Calabrese, che è un lucano che sta portando alto il nome della Basilicata nella televisione italiana, mi ha voluto con l'altro maestro, il chitarrista Renato Pezzano, con il quale facciamo tantissime serate. Mi ha voluto a fine primo lockdown della pandemia che stiamo avendo,
come cantante che andasse a dedicare una serenata agli anziani che purtroppo sono stati quelli che hanno subito di più e che stanno subendo di più nella pandemia da Covid. E quindi nel programma Linea Verde il 4 maggio del 2020 ho dedicato Volare di Domenico Modugno alla mia città, in particolare agli anziani che erano affacciati su un balcone del centro storico di Potenza. Per me è stato veramente molto, molto emozionante perché cantare un brano così famoso e così importante della musica italiana e farlo vedendo come sfondo la mia città è una cosa che mi mette i brividi ancora adesso. 5 anni fa un riconoscimento che vorrei citare, premiato dal Parlamento internazionale della legalità. Sì, sono stato premiato dal Parlamento internazionale della legalità come artista potentino che è impegnato attraverso la musica in alcune diciamo, azioni di solidarietà. Sono impegnato con molte associazioni della mia città, associazioni ad esempio il Fiore Aias che ospita dei ragazzi che io definisco speciali perché sono davvero speciali. E non solo do io a loro, ma loro con i sorrisi, con le loro emozioni, mi danno il doppio. E quindi, essendo impegnato in questo messaggio della musica a livello, locale, sono stato premiato con questo bellissimo attestato, sì. Altri due personaggi che hanno contribuito alla tua evoluzione, sicuramente il maestro Francesco Ruocco e l'attore Camillo Ciorciaro. Sì, il maestro Francesco Ruocco, io continuo a studiare canto con lui. Lui non ama definirsi vocal coach, ma è un grande vocal coach oltre che essere un grande insegnante di canto e sta limando alcune cose che io della mia voce voglio ancora migliorare. E nello stesso tempo Camillo Ciorciaro, che è un professionista, un grande attore a livello nazionale e regionale, mi ha dato alcune dritte sulla recitazione, mi ha aiutato ad attraversare alcuni provini importanti e a prepararmi proprio nell'interpretazione generale di alcuni brani e di alcuni pezzi di alcuni musical, appunto. Bene, ci avviciniamo alla conclusione di questa intervista, da sottolineare il tuo forte impegno per il sociale. Durante la pandemia che stiamo vivendo, Sì. purtroppo, un brano molto, molto intenso, Risplendere. Sì, abbiamo collaborato con tutte le case di cura di Potenza per far uscire questo testo bellissimo, questa canzone che è presente in tutti i social network, Spotify, YouTube, Facebook, ed è una canzone che io e Renato Pezzano, il chitarrista, il maestro di cui ti parlavo prima, abbiamo messo insieme delle frasi scritte dagli ospiti di queste case di cura, frasi che andavano a parlare di questo Covid, di questo mostro, per loro e per tutti. E abbiamo fatto uscire questo bellissimo brano e musicandolo ci ha dato veramente tantissime emozioni e speriamo, davvero speriamo di poterlo portare su palchi importanti della televisione italiana, perché no? E il mio augurio è di far esibire tutti questi ragazzi sul palco appena saremo liberi da questo Covid. Valentino Bianconi, artista lucano, vivi a Potenza, considerazioni e riflessioni. Beh, io amo la mia città, sono molto impegnato con l'associazionismo della mia città e cerco con altri professionisti di valorizzare al meglio il capoluogo di regione.
E perché no? Fare anche un gemellaggio con Matera, che è una città splendida, e cercare anche di unire gli artisti materani con quelli potentini per creare veramente un fuoco di arte che può in qualche modo valorizzare anche la nostra regione. Domanda tendenziosa, se tu potessi, cosa cambieresti in Basilicata o va bene così? Allora, in Basilicata, per quanto mi riguarda, cambierei alcuni aspetti diciamo dell'arte in generale. È valorizzata, sia chiaro, però possiamo fare di più. Io parlo del mio campo, che è il campo della musica. Abbiamo bisogno di più concorsi, di più festival, perché abbiamo tanti, tanti artisti che semmai per fare gavetta devono viaggiare, devono andare fuori, che comunque serve. Però perché non partire dalla nostra regione? Chiudiamo con un auspicio, il 2021 che vorresti, propositi e aspettative. Allora, innanzitutto il mio augurio è che tutti gli artisti che in questo momento stanno subendo questa pandemia possano ritornare a risplendere e a riprendere in mano quello che è il loro lavoro. Spero di ritornare quanto prima a fare musical. Ci sono tanti progetti. E lo spero, perché anche un semplice musical può mettere in moto tutto l'indotto di personalità, di tecnici e di professionisti del mondo dell'arte e della cultura. Quindi ritornare a fiorire, ritornare a lavorare. Bene, io ringrazio di cuore il nostro gradito ospite Valentino Bianconi Meccariello, augurando le migliori fortune e in bocca al lupo, naturalmente, e termina qui il 31esimo appuntamento con In Primo Piano Format. Grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie mille a voi.